Quando per noi c'è il soleone, per i peones c'è l'autunno. Quando a Roma c'è il sole caldo, a Copacabana c'è tempo invernale. All'appuntamento, a non tardare come sempre, tu mi lasci solo, la gente ride di me, t'ho portato giù, non devi farlo appassire, penso solo a te, vieni subito qui. All'appuntamento, io t'aspetto come sempre, vieni presto amore, ti prego corri da me, c'è la luna in te. Ma non avrela per me, se io vedo te, tutto torna a brillare. All'appuntamento, a non tardare come sempre, tu mi lasci solo, la gente ride di me. Con voi, qui, d'estate, in Italia, mentre, non so, a Rio c'è l'inverno, soffrono il freddo, nel Messico piove come in autunno, e in India ci sono ancora i piccoli monsoni di primavera. A me piace dare gli appuntamenti d'estate, specialmente alle donne, perché se per caso ritardano, uno non rimane con i ghiaccioli alle orecchie, oppure comincia a starnutire. E poi mi piace l'idea che il Johnny 7 entri nelle vostre case abbronzato, sì, abbronzato come voi che potete prendere il sole, mentre io sono qui, bloccato negli studi, non posso prendere la tintarella. Bugia. Come sarebbe a dire bugia? Bugia. È l'ora di dire la verità. Ma quale verità? Signore e signori, Johnny Dorelli va tutte le mattine al mare. La sera fa la lampada di quarzo. E con tutto questo è riuscito ad avere, sì, un colore bianco ghiaccio con qualche sfumatura lunare. Sei crudele, hai distrutto il mito del Dorelli da mare, abbronzato. Comunque tu non capisci che sono l'unico, credo, che possa andare sulla spiaggia 3 ore al sole e rimango bianco come prima. Comunque ti punirò. Vai a creare un personaggio, vai. Mattatore. Vai. È carina, ma ogni tanto mi fa fare di quelle figure che non vi dico. Certo è diversa dall'altra. L'altra è carina, mi adora. E poi, infatti, è diversa da tutte le altre. Io non posso perché ho conosciuto un ragazzo simpatico che non vuole e per lui non lo farò. Tutte le ragazze escono la sera, tutte meno una. Tutte le ragazze sognano la spider, ma io non posso perché dovrei lasciar quel ragazzo romantico che non vuole e per lui non lo farò. Tutte meno una, tutte meno una, tutte meno una. Lascia stare le ragazze.
sei tu, Barba Blu. Lascia stare le ragazze, perché fai così? Lascia stare le ragazze. Non ti basta questo amore, non ti basta il nostro amore, ma perché vuoi fare il Barba Blu? E tu, Barba Blu, lascia stare le ragazze, perché fai così? Lascia stare le ragazze. Forse sono un po' gelosa, se è così ti chiedo scusa, ma ti voglio tanto bene. Se ti ho detto cose vere, tu non farmi più soffrire, io ti voglio bene, Barba Blu. Amore, non ti basta il nostro amore, ma perché vuoi fare il Barba Blu? E tu, Barba Blu, lascia stare le ragazze, perché fai così? Lascia stare le ragazze. Forse sono un po' gelosa, se così ti chiedo scusa, ma ti voglio tanto bene. Se ti ho detto cose vere, tu non farmi più soffrire, io ti voglio bene, Barba Blu. Lascia stare le ragazze, lascia stare le ragazze, io ti voglio bene. Buongiorno, come siete carine, tutte abbronzate. Bello tu. Ciao. Sono piaciuto su questa spiaggia. Ciao, Ciao. Gigliola, ma anche tu vestita così, come tutte le altre. Ma come mai? Sono in vacanza, sono al mare, mi diverto. Con i pantaloni. E come vuoi che mi vesta? Sono stufa, sai, di far sempre la Gigliola Cinquetti. Ah, sì? Tu piuttosto. Con quel vestito e quell'ombrello resterai sempre bianco. Hai visto la Pitagora, tu? No. No? Beh, cosa hai fatto oggi? Ho fatto il bagno, ho preso il sole, ho giocato a pallavolo, ho letto le lettere degli ammiratori. Sarai stanchissima. Dunque, senti. E tu cosa hai fatto? Io sono stanco perché ho lavorato tutto il giorno ho provato. Poverino. E poi non ti dico la fatica sotto il sole, venire qui da te, fortuna, ho trovato questa abat-jour. Dunque, senti, cosa fai adesso? Io vado al cinema. Dopo una giornata di lavoro è giusto. Ciao. Ciao. Arrivederci. Per me queste due sono d'accordo, eh? Eh sì. Questo fatto della tintarella mi ha un po' innervosito. Chissà cosa starà facendo la Pitagora. Ho fatto il compito. E lui, il Giorgio, ha detto che sono molto acerba come attrice. Lui. Mi ha guardata con gli occhi iniettati di sangue. Ma il tiranno dice che devo lavorare. Devo fare un altro carattere. E io gli rifilo il tipo di sposina, occhetta, provincialotta e un po' risparmiatrice. La vedremo, signor Dorelli. Sei pronta? Andiamo? Sono pronta. Sto bene? Sì, sì, stai benissimo. Beh, e andiamo su, dai. Ma che non noti nulla di nuovo in me? No, avanti, cosa c'è di nuovo? Avanti. Le scarpe! Ti piacciono le mie scarpe? Ma sono nuove! Nuovissime. Le hai comprate adesso, vero? Non le ho comprate, le ho vinte! Ti ricordi la nuova pubblicità di quel detersivo che dice ricchi premi raccogliendo sigilli? E allora? E me, ho raccolto i sigilli ed ecco qua!
No, bravissima, ma allora è vero che danno i premi? Certo, e per queste meravigliose scarpe sono 300 sigilli. Pochissimo, e come si svolge la faccenda? Beh, se compra la scatola, no? Poi se leva il sigillo, si spedisce alla ditta. E in una scatola hai trovato 300 sigilli. Ho comprato 300 scatole di detersivo, 100 lire la scatola. E hai speso 30.000 lire, 30.000 lire per quel paio di scarpe. Per i detorcivi, scusa, le scarpe erano un premio. Roba da matti, sa, roba da matti. 300 scatole di detersivo. Ma ne avremo per almeno un anno e mezzo, ne avremo. Noi, mamma mia. E mamma mia perché? Ma certo, scusa, l'ho regalata alla mia mamma. Ma che non lo sai che i detorcivi rovinano le mani? L'ospite di questa sera è Peppino Di Capri. Ciao Peppino, benvenuto al nostro quiz. Sono lieto di averti quale ospite. Sei pronto a giocare? Sì, prontissimo. Sono un po'... Come? Lo so, sono un po' tutti emozionati. Sono un po'... Ma ti piace giocare, no? Moltissimo. E allora giochiamo. Prima ti spiego il giochetto, no? Sì. Dunque, noi abbiamo delle diapositive, ti faremo vedere... Dunque, il quiz di questa sera è un binomio di cose, cioè... Sono visi di cantanti, volti di cantanti e numeri. Cioè, ipotesi. Ti faccio vedere un cantante, tu lo riconosci e mi canti anche un motivetto legato a questo cantante, no? Che ha lanciato lui. Il numero invece ti farò dopo, altra diapositiva. Ti faccio vedere un numero e tu cosa fai? Vedi il numero e mi canti una canzoncina con quel numero. È facilissima la cosa. Modugno ne ha persi 6 su 15, dunque. Non ti spaventare, non ti spaventare. Dunque, vabbè, adesso vediamo. Ti spiego il giochetto. Hai 5 secondi, eh? Sì. 5 secondi a tua disposizione per riconoscere il cantante oppure riconoscere il numero senz'altro lo riconosci e cantarmi il motivetto, va bene? Va poi bene. C'è un signore che suonerà la campana, se tu canti prima della campana hai vinto, se superi hai perso. Ok. Le nostre vallette per cortesia, Eli e Yvette, oui. Hanno il sacchettino dell'oro e sono altissime, sono un po' preoccupato anch'io. Dunque, abbiamo la possibilità, tu hai la possibilità di vincere 15 gettoni d'oro, sono 15 le diapositive. Fai un po' tu. Vabbè. Poi verranno e te li ridaranno, eh? Grazie. Possiamo iniziare? Bene. Allora, il pulsante lo emano io, schiaccio io e poi parte la cosa. È pronto? Andiamo. Primo. Elvis Presley. Vai, canta. Ah, ci vuole anche la... Dunque, è il primo o il terzo? E no, non vabbè, gli puoi dire buono a lui, lui ha il cronometro in mano. Vabbè. Dunque, devo cantare la canzone legata a Presley. Hai riconosciuto Presley? Dimmi subito una canzoncina. Tutti frutti, vabbè. Ecco, tutti frutti, era esatto. Dunque, adesso se per caso esce un numero, non mi chiedere, parti subito con la canzone se ti viene, eh? La canzone che cosa? La canzone del c'è numero. C'è un numero, ce ne sono tante di canzoni con il numero. Adesso non so cosa può uscire, eh? Se vedi un cantante, riattacca con la canzone del cantante. Vado? Vabbè. Via. Pericommo. Oddio. Ma non ne fa il Pericommo, non ne fa neanche uno. Non ne sai nemmeno uno di Pericommo. Che grigio, vabbè. Dunque. Continua. E io magari, sai, io potrei anche dirti una canzone di Pericommo, ma non te la dico per il semplice motivo che se per caso riesce Pericommo, perché c'è anche questa possibilità, anche allora dopo te l'ho detto io e la Rai TV mi licenzia. E allora andiamo avanti. Vado avanti? Vabbè. Sì, più... Vabbè, ma... Te la prendere. Vabbè. Che sia il ciuffo che fa ombra e non no, vedi. No, no. Andiamo avanti. Via! 5, alle 5 della sera. Benissimo. Esatto, sì, perché alle 5 della sera. Prima gettone vinto. Hai visto? Vabbè. No, no, dopo facciamo i conti. Subito il gettone vuole. Vabbè. Via. A lei. Donaggio. No. Oddio, quella...
La chitarra lì. Sai come sarà felice Giorgio Gaber? Giorgio Gaber. Che non l'hai riconosciuto. Dunque, sapevi una canzone con Giorgio Gaber? Sì. Sì, quella di Milano. Lì. Non me la dire. Ah, non che no, perché e se per caso esce, ti entra buona. Ti aspetta che male. Vabbè. Va bene, vado? Peppino, sei a 3 perdite e un... Cominciamo. Lo so. Ale. 2. Magnifico. 2, dai. 2. Dimmi, 2. T for 2 e 2. Ah, già. Ma in inglese? No, vabbè, insomma, ce ne sono altre, ce ne sono moltissime, ma se te le dico dopo magari esce il 2. Ma mi sa che... No, te sai che ci marcio col fatto? No, no. Beh, allora. Elvis Presley, minimo ci sono 10 canzoni e tu hai perso. Poi, come si chiama? Giorgio Gaber e tu proprio non l'hai riconosciuto. È un gioco. Perciò non ci marcio io, sei tu che ci marci. Siamo troppo vicini. Andiamo, siamo troppo vicini, possiamo anche spostare il prossimo. No, va bene, vabbè. Andiamo. 20. Dai, Sanremo. 20. 20 chilometri al giorno. Non l'ho seguito. Non la sapevi? No, non ho seguito, sono... Ne mancano 9. Tu ne hai persi 5 su 6. Però guarda, adesso può darsi che ne perdi ancora. Andiamo avanti. Peppino, non te la prendere. Sei un ragazzo, un benestante. Cosa ti importa di questi gettori d'oro? Vabbè. Siamo superiori a queste cose. Voilà. È ritornato. Dai. Quella del Milano. Allora sei tu che ci marci. Guarda tu. Adesso te le dico, Gaber può essere, non arrossire. No, io lo dico. Quella di Milano, non so. Ecco, quella lì del Barbera. Ma poi ne ha tanti, non me ne far dire tutti. È bello che ti ho detto, tieni la buona, tieni la buona, allora tu mi dicevi la bugia. Andiamo avanti. Arigato. Guarda. Arigomo. Dai. Stavolta c'è. Com'è? Posso impazzire. Perricomo c'ha Caterina, oppure... Non è dall'ara, quello è. Ebbene, c'hai anche Magic Moments. Va, già. Già. Questo poi sono sicuro che non esce più ormai. Già. Non lo so. Andiamo avanti? Andiamo avanti, vediamo un po'. Non sei preoccupato, no? No, no, anzi. Casomai vedo di fare qualcosa per... Ti ha messo che... Ale! Sei. Bellissimo questo. Sei stata tu. Beh, in effetti... Dunque, è talmente spiritosa la cosa che io glielo do. No, perché sei stata tu in fondo c'è. Bravo. Soprattutto conosci bene l'italiano. Andiamo. Sei uno pronto in queste cose e poi non mi riconosci no, i cantanti. No, i cantanti. Sì, c'è la rivoluzione. E Gaber. E Gaber, Gaber tra un po' arriverà. Vado? Prego. 4 passi. Come diamo quella? C'è anche 4 passi. C'è anche una canzone di Milva. Beh, comunque 4 passi, eh? 4 passi, com'è? Beh, io non so come fa il motivo, comunque c'è una ragazza che si chiama 4 passi. Sì. Credo, sì. Va bene. È buono, è buono, è buono. È buono. Siamo amici poi del notaio. Come fa. Dopo me lo spieghi. Va bene. Continuo, eh? Prego. Ah, adesso comincia a diventare un po' più duro, eh? Non te le lascio più adesso. Vado. E questa chi è? Io non la, no, scusami, ma è... Della Riz. Ma era scura. È scura, sì. È scura. Non se ne può, non si può. Sono... Vuoi, no, non si può... Facciamo un'altra foto. Di... No. È un po' dura. Era scura. E lo so che è scura. Va bene, continuiamo. Vabbè. Andiamo avanti? Andiamo avanti. 7. Facilissima, 7. 7 sposi e 7 fratelli, no? C'è la canzone, sì. Esatto, andiamo. Però guarda, hai ancora la possibilità di vincere 3 gettoni e credo che ce la faremo. Andiamo. Chi è questo? 1. Dai. Pericolo numero 1. Esatto. Non è che di colpo, boom, la testa scoppia. Andiamo, ancora 2. Ancora 2. Bella fonte. Dai. De, in sede. In sede, esatto. Alla bocca, no? Sì. Ultima diapositiva, esatto? Ma va. Guarda bene, eh? Prepara di cominciare, ragazzi. No. Che è? Pat Boone? No, è un francese. Io non lo vedo.
Giardelli? No, è Jean Strenet. Jean quando era giovane. Quando era giovane. Comunque sapevi una canzone legata a lui, sì. La me. Dunque, i conti come sono? I conti... Quest'ultimo? Ah, ne hai 26. Ma va. E ne hai persi 9. Il contrario Modugno. Di Modugno. Il contrario esatto. Modugno ne ha 29 e ne ha persi 6. Modugno, Modugno. Modugno, Modugno, insomma, è stato più... più fortunato, direi. Sì. Tu non hai riconosciuto no, certi no, cantanti. Comunque io ti ringrazio, Peppino. Ballette? Ecco l'oro, 6 l'oro. Gettoni che tengo io. No, non consegnarlo, non consegnarlo, Eli. Non e qui c'è la solita, il solito ricatto. Ci dovresti cantare una canzone. Io ti pregherei di dedicare ai nostri telespettatori una canzone tua. Bene, cosa ci canti? È un'ora che ti aspetto. È un'ora che ti aspetto, grazie. Peppino, ciao, accomodati. Signore e signori, Peppino Di Capri canterà È un'ora che t'aspetto. È un'ora che ti aspetto, non arrivi mai. È un'ora che ti aspetto e tu lo sai. Stasera aspetto, tu non torni mai stasera. Una volta ancora ho tentato 100 strade per trovarti, ma dunque dove sei? È un'ora che ti aspetto, quando arriverai tu là. Sei l'unica che ho mai può far così, ma ora no, non ridere mai più di me, stavolta non avrò pietà, mai mai, è un'ora che ti aspetto e tu lo sai, stasera. Aspetto quando arriverai tu una. È un'ora che ti aspetto tu una. È un'ora che ti aspetto tu una. È un'ora che ti aspetto tu una. Arrivato? Sta aspettando di là da circa un'ora. Bene, bene. Gli fa bene aspettare. Beh, fallo entrare. Salve, bambola. Che ne diresti di andare al mare domattina, eh? Stai tranquillo che lei al mare ci va. Credo che il tuo itinerario sia diverso. Salve, capo, non vi avevo visto. Andate pure, Madeleine. Capo, vi dirò in segreto che il segreto di un agente segreto è di avere una bella segretaria. Cerca di fare meno lo spiritoso e siediti. Nella sedia! Qualcosa di grave, capo? Sigaretta? Sono 27 anni che non fumo, capo. Qualcosa di grave, veramente grave? Se non ci fosse una cosa grave, non avrei chiamato l'agente zero Johnny 7. Una donna molto furba del paese che tu sai bene... ci dà maledettamente fastidio. Voglio che tu me la porti qui viva, a tutti i costi. Avete una fotografia? Tutto quello che abbiamo è questa. Ben riuscita. La testa e le gambe me le mandate a parte. Invece di dire le solite cretinate, apri bene le orecchie. Questa donna è maledettamente scaltra. Ne ha già fatti fuori 12. Non ci sarà il 13. Ne sei sicuro?
Sono sicurissimo. Ho già pronto le mie dimissioni. Ecco cosa ne faccio delle tue dimissioni! Partirai questa sera stessa. Scenderai alla stazione di Newport. Là troverai una donna che è in attesa di un agente nemico che non arriverà mai. Che non arriverà mai. Come, capo? Che non arriverà mai! Capito? Capito, capito. Ti avvicinerai alla donna e mostrandole una sigaretta le dirai: scusi, ha un fiammifero? Lei ti dirà: no, ho un accendino. Tu replicherai: lei è una donna fortunata. E lei concluderà: finché dura la benzina. Questa è la frase di riconoscimento. Ripeti. Scusi, ha un fiammifero? No, ho un accendino. Lei è una donna fortunata, finché dura la benzina. Bene, bene. A questo punto la farai innamorare di te. Sarà dura. La farai innamorare di te. Come non detto. E me la porti qui. Va bene. Capito? D'accordo? D'accordo? D'accordo. D'accordo. Sigaretta? Ah, ma allora non ci siamo capiti. Io non fumo. Il colloquio è finito. Grazie. Vatti a preparare e buon viaggio. Grazie, capo. E ricordati, ne ha fatti fuori 12. Non me lo dimenticherò. Salve, capo. Salve, Johnny 07. Zero Johnny 7, poi. Voi. Ti ho portato un bel regalino, la nostra ultima creazione. Ti porterà fortuna. Mm? Eh sì, buona sigaretta. Ah, ma allora ce l'avete con me. Io se fumo una sola boccata sto male, sia chiaro. Io non fumo. Va bene? E che è sta valigetta? Sembra una valigetta normale, ma dentro c'è tutto. $2000, una Colt 45, un fucile mitragliatore, 100 caricatori, le pantofole, il pigiama. E i tranquillanti? Anche i tranquillanti. Beh. Se tu apri la valigetta con le serrature in questa posizione, tutto bene. Se invece la valigetta cade in mano al nemico e le serrature sono in quest'altra posizione, boom! Carino. Allora, se la valigetta è così, niente. Se invece è nell'altro modo... Pensa come rimane male il nemico, eh? È in arrivo sul terzo binario il rapido da New York. È in arrivo sul terzo binario il rapido da New York. È in arrivo sul terzo binario il rapido da New York. Scusi, ha un fiammifero? Sì. Scusi, ha un fiammifero? No? Grazie. Scusi, sì? Ha un fiammifero? Scusi, ha un fiammifero? No, un accendino. Lei è una donna fortunata. Ma che fortuna per un accendino! Guarda che scarogna. Vengo in questa città per divertirmi e invece mi annoio come una pazza. Non sono riuscita nemmeno a conoscere un uomo decente. Mica dico bello, no. Dico decente. E adesso ho voglia di fumare. Non trovo nemmeno i fiammiferi. Signorissimo, occorre qualche cosa? Ah,
figurati, a Newport non incontravo il paesano. Sì, è cazzato questo accendino, è fantastico, made in Italy. Sì. Di quelli che si rompono dopo mezz'ora. Ma che dite, signori, questo accendino, finché ci mettete la benzina dentro, si accende come una bellezza. Date retta a Vincenzo, un dollaro. E vabbè, uno. Scusi, è un fiammifero? Sì. Grazie. Scusi, ha un fiammifero? No, ho un accendino. Lei è una donna fortunata. Finché dura la benzina. Oh. Ma che fa, non fuma più? E ormai non serve, ora ci siamo ritrovati. Noi due? Non stava aspettando me? Ah, adorabile mascalzone. Ma certo che la stavo aspettando. E allora andiamo? E dove mi porta? Non si preoccupi, in un luogo meraviglioso, si deve fidare. Adorabile. Andiamo, è sua? È mia. Mi segua. Senz'altro. È in partenza sul primo binario il treno speciale per Washington. È in partenza sul primo binario il treno speciale per Washington. Ecco fatto. Ah, ti aiuto, no, ma eh? Questa la metto a posto io, grazie. Ma questa, no, lascia fare a me, grazie. Che mascalzoncello! Quasi cadeva. E allora, ho capito. Questa valigetta deve essere piena di segreti da scoppiare. Prego, cara. Grazie. Ah. Ma lo sai, ti sembrerà impossibile, ma... tu sei il mio tredicesimo. E che non lo sapevo io. Come hai detto? No, dicevo, siamo fortunati e siamo soli. Soli? Sai, io sono una sentimentale sfortunata. Gli unici 12 uomini della mia vita sono spariti. Così. Ma io ero convinta che un giorno avrei fatto 13. Anch'io, mannaggia, se non fosse stato per il Bari. Poveretti. Hanno tanto sofferto tutti e 12. Ma tu, mio caro, non soffrirai. Te lo prometto. Se dovrà essere, sarà così. Zac! Ma che fai? Tesoro! Buongiorno. Stavo facendo un po' di ginnastica. È libero? No, stasera no, ma se vuole domani. Tesoruccio? Posso aiutarla? Prego, vieni, dimmi, giù. Dimmi. Vieni giù. Vengo. Qui, qui. Ecco fatto. Siedi qui. Vengo. Qui, qui. Qui, qui. Ah, buon riposo. Ciao, cara, riposati, riposati. Johnny. Dimmi. Senti. È vero che mi amerai sempre per tutta la vita, come mi hai promesso? Ma cosa dici, cara? No, non cambiare discorso, per favore rispondimi, eh. Ti amerò tutta la vita. Ah, tutta la vita? Come sono felice. Vuoi una sigaretta? No, grazie. Come no? Ma se quando ti ho conosciuto fumavi come una ciminiera? Ho deciso di non fumare più, grazie. Eh no? Come no? Gli uomini che non fumano a me non piacciono. Senti, o fumi? O non vengo più dove mi vuoi portare. Fumo allora. Bene. Fuoco? Paura? Buon riposo. Ciao, cara.
Gianni. Ridaglie, dimmi, cara. Sai che non sto mica bene in questo posto. Ma perché non stai bene? Guarda come sto bene io. No, cambiamo. Ma come cambiamo? Senti, guarda il panorama. No, non mi piace. Senti, per favore, non farmi arrabbiare. Va bene, cambiamo. Ah, ecco, cambiamo. Adesso sì che sto bene. Thank you.
Ma dove siamo? Arrivederla. Arrivederci, signorina. Siamo arrivati, sveglia, sveglia. Eh? Sveglia che siamo arrivati, dai. Dove? Andiamo. Dove, dove? Te lo dico dopo. Ma dove mi porti? Andiamo da papà, su, da su. Papà. Andiamo, vai avanti. Madeleine, chiamatemi Londra. Subito, capo. Capo, eccola qua, l'operazione è terminata. E prima dell'operazione, com'era? Chi? Questa qui. Ma si può sapere chi mi hai portato? La spia che mi avete chiesto, no? La spia? Oh, Briconcello, è il tuo babbo, piacere. Il babbo? Sei il solito cretino. Come? Cretino. La spia di cui ti parlavo è stata catturata 10 ore fa. La vuoi vedere? Madeleine, sì? Falla entrare. Ciao, 0 Johnny 7. La canale. Sempre così, capo. Ogni volta che mi vede, sviene. Io non sono una cantante e non ho la pretesa di cantare. Però così, quando sono triste o quando sono allegra, mi scrivo delle storielle con una melodia, come questa. Un fatto è certo che è finito tutto, un fatto è certo che non mi pensi più, un fatto è certo che ho 1000 pensieri nella testa, ma quando passo dalle parti tue, tutti gli angoli mi parlano di te. La portiera del 302 mi saluta e sembra chiedermi perché. Quando passo dalle parti tue, non sorrido verso quella tua finestra e non entro canticchiando nel buio del portone. L'altro giorno, risalito quelle scale, ho poggiato l'orecchio alla tua porta. Mi è sembrato di sentire la tua voce e sono scappata via. Quando passo dalle parti tue, spero solo di riuscire ad incontrarti, ma per fingere di non vederti e passarti sotto il naso indifferente, come se non fosse niente, come se non fosse niente, come se non fosse niente. Dunque, a questo punto della trasmissione io vi ho sempre parlato, ho appoggiato a questo divano, seduto, in piedi, di questi personaggi che noi chiamiamo seccatori, scocciatori, che in effetti però non esistono. Scusa, Johnny, scusa, e l'hai cambiato tu il finale dello sketch? No, però se mi perdoni un attimo io vorrei parlare con il pubblico, scusami. Sì, ma caro, è una cosa importante, ti renderai conto, vero? Certo, io mi rendo conto, ma ti rendi conto che io sto parlando con il pubblico? Non... Che maniere, vado. Grazie, grazie, ci vediamo dopo. Dunque, stavamo dicendo che a noi piace scherzare e abbiamo inventato questi personaggi che chiamiamo seccatori, così recitando fingiamo che essi veramente esistano, ma non ci sono. Johnny, scusa. Scusa, Johnny, non solo hanno cambiato il finale dello sketch, ma l'hanno cambiato tutto. Non so, dico, vorrai renderti conto, eh? Io mi sono già reso conto, bambina, ma tu ti rendi conto che tutte le volte mi interrompi, non so cosa dirà il pubblico. Vai. Ma uno sketch cambiato all'ultimo momento, ma come la mettiamo? Guarda, io vengo di là, poi discutiamo. Credimi, io poi verrò da te, grazie, grazie. Dunque, non mi ricordo più niente, cosa devo fare? Mi interrompono sempre, cosa stavamo parlando di... Stavamo parlando dello sketch cambiato, dunque non solo l'hanno cambiato, ma ci hanno messo 2 donne, tu sai che se io non sono sola, non lo faccio, chiaro? Chiarissimo,
che cattivi. Ma di che sketch stai parlando? No, scusa, stiamo parlando del secondo sketch della quinta puntata. Del secondo sketch della quinta puntata? Sì. Ma mia cara Cerliani, vieni qui. Ma non so, dico, ti rendi conto, siamo alla terza puntata, manca la quarta, tu mi parli della quinta. È stato un piacere. Dunque, gli scocciatori esistono. Parliamone, elenchiamoli. Vallette? Nell'elenco puoi trovare il passante competente del motore. Premuroso. Laborioso. Pretenzioso. Sentenzioso. E angoscioso. No, che cosa? Scusate, ma voi manomettete la candela? Ma per forza, ci deve essere un guasto alla candela o alle bobine, non parte. Ma scusate, ma voi come fate ad asserire che qui c'è il guasto alle candele? Perché sta ferma, non parte. E qui vi volevo. Dunque, se questo non parte, non funziona, qualcosa ci deve essere, vero o no? Eh sì. Mettete in moto. Ma non posso mettere in moto, non parte. Va bene, va. Aiutiamo signorina, va. Come siete fortunate stasera che ero da queste Grazie. Parti. Sì. Dunque... La benzina la tenete? Ma sì, no, perché uno a volte crede che ci sia il guasto e invece poi non tiene la benzina. Ho fatto il pieno 5 minuti fa. Siete sicura? No, perché uno a volte crede di aver fatto il pieno e invece... No, senta, dico, la faccio da cretina? No, uno a volte crede di non essere cretina e... no, ma come ve la pigliate? Ehi, uno si ferma per aiutarvi, signorina. Beh, grazie. Come siete cattivi? Guardiamo, con calma, con calma. Guardiamo. Ehi, quante belle cose che tiene sta macchina. Ecco qua. Che cos'è? Questo è il carburatore. Ah, il guasto è qui. No, il guasto non è qui, ma questo si smonta. Adesso vediamo dove sta il guasto. Dunque, tenete questo. Per me è la bombetta C. La bombetta C. Signori, scusate, signore, non tengo manco fazzoletti, signori, scusate. Senta un po', ma non c'è un meccanico da queste parti. Ma voi volete buttare via i soldi, allora io che c'è sto in caffacca. Ma come, il meccanico, ma date a me, datemi il cacciavite, uè. Uè. Ma cosa succede ancora? Mamma mia, quanto è dura questa vita. Ecco qua. Bella questa, Questo, secondo voi, cos'è questo? Cos'è, la marmitta o il carburatore? No, il carburatore è già uscito. Questa è la bobina. Ah, è la bobina, ecco, la bobina. Questa può essere pure bruciata, la bobina. E allora che cosa dobbiamo fare? Che ne so, qui o la bobina bruciata, o il carburatore intoppato, oppure ci sono le bronzine fuse. Avete detto che non parte? Non parte! È colpa vostra, signori. Il mezzo va sempre tenuto efficiente. Io il mio mezzo lo tengo efficiente e funziona sempre. Voi no, e state fermi, ecco. Accidenti, ma la mia macchina non può partire. Ho lasciato innestato l'antifurto, quello che blocca i contatti. Oh, che cretina! Che avete detto? Che cretina. Avete visto? Io prima dicevo uno può essere la moto che diceva. E mo adesso io, secondo voi, io cosa dovrei pensare? Cosa dovrei dire? Lei deve pensare che mi ha rovinato la macchina, mi ha smontato tutto. Ehi, io ho smontato tutto. E mo che lei, facciamo? Lei sente, per piacere, mi dia un passaggio, mi aiuti, andiamo a cercare un meccanico. Un meccanico? Ma un meccanico a quest'ora di notte non si trova. Mi dia un passaggio. Con un passaggio? Io il mio mezzo ce l'ho, sempre efficiente. Se mi... Aspettate un attimo, io lo vado a prendere. Lo vado a prendere. Ma non allucare, ma è questo come prima. Oh. Tutte a me mi capitano. Eccomi qua, signori, eccomi qua. Niente. Ah, questo qui sarà del mezzo! Ma voi che gridate? Cosa è pazzo? Questo tiene pure lo treno come nuovo, ma io me ne vado, Dorelli mi ha detto, tu che sai raccontare le favole, perché non racconti la favola della sedia magica? Io l'ho preso in parola e ve la racconto. Dovete sapere che una volta, proprio qui in televisione, c'era una sedia che non voleva mai lavorare. E un giorno un coreografo la prese per adoperarla. E la sedia si ribellò. E fece. Questo forse il balletto ve lo può raccontare meglio di me. Thank you.
Signore e signori, è giunto il momento del comico. Del comico, eccomi qua. Ciao. No, tu non sei il comico. E chi c'è come comico? C'è Tino Scotti. Ah, c'è Scotti? Sì? E che non lo sapevo, avevo già pronto anche i baffi. Fai meglio senza. Comunque, se c'è Scotti, io... Bravo, ti pieghi il tuo baffino e te ne vai. Me ne vado. Ciao. Comunque Tino Scotti c'è veramente. Eccovelo. Buonasera, Tino Scotti. Buonasera, buongiorno. Buongiorno e buonasera. Di Giochetti una miniera, io vi vado a presentare. Bene. Contenta? Contenta. Contenta, contenta, tenta. Tenta, tentazione, tentacoli, piovre. Piovre. Piovre, mondo cane. Contessa, contessa, dica tutta la verità. Perché voi mentite. Menti, menti, mentina, mentina, mentone, mente, catto. E se mente, catto, perché non dovrei mentire anch'io? Anch'io, anche lui, anche Till. Till, tu sei il mio grande amor. Amor che nulla amato, amar perdona, e che il cielo me la mandi buona. Attenzione, voilà, un, deux, trois. Io da questo cilindro sapete che cosa faccio? Io farò sortire una macchina velocissima, una macchina fuori serie, una macchina che ha vinto il circuito di Le Mans e Le Pieds. Alla velocità formidabile, dico, di 450 km all'ora e 2 metri. Attenzione, madame. Voilà, un moment de silence. Voilà, un de trouver. Là, la machine. No, dov'è la machine? Accidenti, troppo veloce, è già arrivata a qua. Ma, passiamo, messieurs, io farò il gioco alla rovescia. Invece di far uscire la macchina dal cilindro, farò uscire il cilindro dalla macchina. È molto più facile, no? Comunque, visto che è così bravo, è strano, perché non mi estrai tre numeri per giocare all'otto? Tre numeri per giocare all'otto? Ma è semplicissimo, che pensi mi, son che mi. Basta che lei mi dica il sogno che ha fatto e io estrarrò un terno secco per lei. Sentiamo? Ho sognato una... Dunque, sì? Ero in un fiume grande, non sapevo nuotare. Sì? E c'era la corrente che mi trascinava, che vuol dire? Altola! La corrente del fiume. Corrente potrebbe essere anche la corrente elettrica. Corrente elettrica, luce. Luce elettrica. Luce spenta e buio per le scale non vedere, fa 44 scalini a pesce balenottero con capocciata fino alle 3. Bernoccoli vari e lividoni 56. Lividoni bolle bollette 24. Bolletta pagata fa buchi la città supplementare 8. Bolletta non pagata fa 5.000 lire di multa più indennità di mora 23. Mora moretta negra 60 negra consentita e microson le 2, croson le 3. No, sono le 4, è notte, buio nero, vado avanti. Altra capocciata per le scale, scale sale, sale sole, il sole splende alto. Sciogli le nevi 21, nevi nave, nave mare, mare acqua con marea alta, marea marina, marina letto, letto, getto, getto, getto le 20. Se sbaglio lo mandi giù altre 20. 20, 20, 40, 40, 20, 60, 03. Telefonate a tre mogli. Pronto chi parla? Rebecca, la prima moglie. Mi scusi, volevo la seconda moglie. Ma due mogli sono troppe. E allora mi dia la tua moglie di barba blu. Pronto chi parla? Il terzo uomo. Tu. Maledizione. Ancora occupato. Altre 20 cucuzze. Perbacco, per giovane, perdono. Da quella parte, in fondo a sinistra. Altre 20. Grazie, prego. Ma tu gentile, ma ci stanno in casa. Oggi a me, domani a te, dopo domani ancora a me. Per. Sotto a destra uno spirito di tromba, a sinistra rispondo virillo. Virillo, viricco, birichino, virignao. Virimbo, virambo, virimbo, virambo. Che bello ti fa? Fa foto. Te la vuoi fare la foto? Bellezza mia, bellezza capri, bellezza bagno. Maria. Maria, Mario, Maria, Silla, Silla, Silla. Silla, Caridi. Caridi, sogno, sti picciotti, 31. Picciotti, piccione, piccione, viaggiatore. Morte di un piccione, viaggiatore, 13. 13 e 6, 19. Nel 1919 cosa successe? Non ricordo più. Ricordo solo e non ricordo dove. La signora di non ricordi del passato, ricordi di Milano, souvenir. Suvenite su sirene della danza. 4. Piuma al vento, via col vento, col 30, col 40, la pegola la canta. Canta che ti passa, passatore, passatoia. Passa quale? Quale passa? Quello non passa. Quello canta, canta che ti passa. Ma come vuoi tu? Non c'è di che, merci beaucoup. Fate qua, fate lì, fate foie gras, pasta gratè. 1, 2, 3, ciappa che. Uè, cinci, bel bel. Uè, cinci, bel bel. Ma o metto. Lo metto o non lo metto, signori? Si parte. In carrozza si parte. È mezzogiorno di fuoco, boom. Hanno ammazzato con Barturito. Tu rido, e perché tu rido? Io non rido, lo giuro. Giuro, ora arrivai con ferribotte. Rimorchiato in tempo utile e dilettevole, battere i panni della suocera quando l'indosso 32. 3, 2, 5, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre. Settembre sotto la pioggia, camminando sotto la pioggia, mi sono beccato un raffreddore che non finisce mai, la testa mi gira. Pronti, si gira, azione, si gira. No, lei si gira, io mi giro, sì, lei si gira. Se non si gira, come faccio a girare? Non si gira, perché non si gira? Perché non mi gira. Girerò quando mi gira, ma loro chi gira? La
bionda, rotonda, feconda, sitibonda come l'onda del mar che ti fa dondolare. Ed ecco a voi, signori, in 4:48 il terno da giocare domani stesso all'otto. Voilà! 13! Voilà! 28! E 41! E se non escono loro, non esce più nessuno. Abbassa la tua radio, per favore, se vuoi sentire i battiti del mio cuore. Le cose belle che ti voglio dire, tu solo, amore mio, dovrai sentire. Le mie parole tanto appassionate son timide carezze profumate. Abbassa la tua radio, per favore, perché io son geloso del mio amor. Abbassa la tua radio, per favore, perché io son geloso del mio amore. Grazie, io mi auguro vi sia piaciuto. Ora però dovrei parlare con i giovani che mi hanno scritto e mi hanno detto: caro Johnny, tu non canti mai canzoni per noi giovani. Beh, in effetti, se escludiamo Pinocchio, hanno ragione. Perciò ho deciso di cantare per loro una canzone straniera che ha avuto molto successo tra i giovani all'estero. Sugar and Spice. Io ve la canto in italiano. Io in montagna e tu al mare. Solo l'estate ci può separare. Vado in montagna e tu vai al mare. Come farai lontano da me quando mi penserai? Come farai, lo chiedo a te, a rinunciare ai baci miei. Solo l'estate ci può separare, vado in montagna e tu vai al mare. Tutto l'anno, amore, siamo d'accordo, faccio sempre ciò che vuoi. Ma per le vacanze senza riguardo non potrei seguirti mai. Amore, come farai lontano da me quando mi penserai? Come farai, lo chiedo a te, a rinunciare ai baci miei. Solo l'estate ci può separare, vado in montagna e tu vai al mare. Sogno tutto l'anno di riposare dai 2000 metri in su. Le tue calde notti con le zanzare, giuro, non mi vanno giù. Amore, come farai lontano da me quando mi penserai? Come farai, lo chiedo a te, a rinunciare ai baci miei. Solo l'estate ci può separare, vado in montagna e tu vai al mare. Vivi sempre al freddo 11 mesi, quindi cerchi sole e mar. Io non amo il caldo, tu mi scusi se ti lascio sola andare. Amore, come farai lontano da me quando mi penserai? Come farai, lo chiedo a te, a rinunciare ai baci miei.
Solo l'estate ci può separare, ma dopo l'estate mi puoi ritrovare e con l'autunno l'amore ritornerà. Poi tornerà.